so tired of being. Ciò che volevo innanzitutto fare è ringraziare ovviamente il Club di Sui Primi, la società onoraria tangibile, Pina Catino, che è ormai una, come dire, una sorella di attività, nel senso che continuamente mi fornisce gli stimoli, mi permette di scoprire sempre nuove cose. Poi naturalmente grazie all'ospite società non infrangibile che ho conosciuto stasera e che vedo animato da personalità così simpatiche e partecipi. Innanzitutto vi ringrazio anche perché mi sono emozionato un po' ad aprire col vino nazionale, non è più una cosa tanto lusa. E vi faccio i miei più cari e sentiti complimenti per poterlo fare. Penso che ciascuno di noi sia in opzione ancora ad ascoltare vino, per fortuna. Nonostante tutte le cose che accadono, nonostante queste forze centrifughe che ci coinvolgono e che vorrebbero strappare l'opportunità che festeggiamo quest'anno, nonostante la disunità che è una bellezza e allo stesso tempo un limite, perché è sintomo di varietà di questa nostra penisola, per noi essere italiani significa ancora qualcosa di bello, di straordinario. Normalmente uno scrittore, una volta che comincia questo faticoso cammino, si ritrova spesso a dire sempre le stesse cose, perché poi il pubblico cambia, si adatta, ma poi alla fine ripete la stessa paffetta. Con Delgado è assolutamente impossibile, perché è una continua cucina di stimolazioni, di provocazioni. Mi mette anche spesso in crisi perché mi fa dire delle cose che magari vanno anche al di là di ciò che diplomaticamente avrei voluto dire. Naturalmente ringrazio il dottor Separetti che ha illustrato il libro e il romanzo. Così lontano tra due, non si capisce il perché. Dico subito, è un thriller a sfondo storico ed esoterico, e anche scientifico e culturale. Io voglio veramente leggere un po' di nomi per farvi un'idea di quale impegno sia stato questo libro, deve essere costato veramente tanto al nostro avvocato scritto. Intanto, se mi permettete, vorrei segnalare alcune espressioni di l'avvocato scrittore, il nostro Enzo ha tinteggiato, illustrato, documentato. Pensa, la notte afosa, la notte afosa scruta il mondo come una femmina daltonica ammira ma il suo amante occasionale. Il silenzio ansia quasi fosse come un cuore corretto. Ostuni, la città bianca, cittadella, gli stessi pugliesi, molto spesso mi accorgo che conoscono poco. Il romanzo, il thriller, si riparte infatti attraverso una serie di indizi lasciati dall'assassino o dagli assassini e dalla vittima in prima battuta, che costringono gli investigatori, due magistrati, un avvocato donna e un altro personaggio che fa un po' un agente di polizia giudiziaria, ad attraversare una serie di luoghi della Puglia. Ma non è la Puglia di Castel del Monte, non è la Puglia della Valle d'Itria, non è nemmeno la Puglia più nota dei mari del nostro territorio. No, assolutamente è una Puglia fantasmatica, è una Puglia misteriosa, incognita. Passo attraverso luoghi che dicono forse il più ben poco, come la chiesa di Santo Stefano e Sofia a Soleto di Lecce, come le cripte rupestri di Mottola, San Nicola di Casarrotto, per esempio, le affrescate che sono di una bellezza stupefacente e testimoniano della cultura bizantina che ci ha attraversato, della cultura italo-greca, un po' la base delle nostre tradizioni così da arrivare, perché la Puglia è stata un crocevia, come si suol dire, un crocevuolo di popoli, da sempre dominata da questi popoli, attraversata, battuta, talora anche depredata, ma comunque popoli che hanno lasciato una sedimentazione di
culture, di conoscenze, di simbologie. Ebbene, è questa la Puglia che attraverso con il racconto, con il romanzo, arriva alla consegna del manoscritto con un intento, diciamo, di esaminarlo e quindi di poterne dare eventuale restauro le stampe. Io conoscevo Lorenzo Lavicchio per altri versi, perché ci ha accomunato la conoscenza di un carissimo personaggio del nostro mondo, della nostra epoca, il compianto Angelo Bassi, che è stato un grande magistrato, ma anche scritto un'opera molto bella che ho pubblicato, ho avuto piacere di pubblicare il libro io, e anche la collaborazione di Ezio. In più c'è il coraggio dell'autore e probabilmente anche la sfida dell'editore, perché inserire nomi fantasiosi ma corrispondono poi a personaggi esistenti, c'è solo il carissimo Neo che è citato davvero come persona reale, però in fondo è un libro molto coraggioso che premio della cultura dell'autore, e questa è anche una caratteristica molto importante. Ogni parola ha un suo preciso motivo di essere. Dobbiamo complimentarci anche con lui. Signori, il fatto che siate qui, tanti quanti più o meno eravate all'inizio, per noi è vero, è stato un segno di conforto, di gratificazione, vi siamo veramente grati, mi auguro che questo non sia stato, non sia soltanto un gesto di cortesia, ma si avete trovato nel nostro incontro tanti di quei temi, di quei valori, di quei principi. Avete visto che quindi il libro non è soltanto un giallo, un libro che utilizza molto di più. Questo libro abbraccia un mondo di riflessioni storiche, filosofiche, teoretiche, religiose, così. Per concludere, sul piano religioso, come cattolico e come barese, devo perdonarmi, perché lui fa una bella cosa, rende omaggio al suo santo padrone. San Nicola con delle belle grazie per questo. Yo. Every day that you gone. Our love strong. You the one I want. You my number one.